Volevo creare uno sfondo per dare un po' il contesto di quanto andremo a dire e a vedere. Vorremmo infatti proporvi un video relativo a un progetto che è partito l'anno scorso e che vede la collaborazione, oltre che dell'Università di Bologna, quindi di Scienze della Formazione, anche dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna e del Nucleo Regionale. E questo progetto avrà una durata triennale e ha come focus, diciamo, la diffusione dell'innovazione nella scuola e in particolare di quelle tecnologie digitali nella didattica quotidiana che possono anche favorire una logica di inclusione. Infatti una delle direzioni intraprese dalle scuole che partecipano a questo progetto è proprio intitolata Scuola dell'Inclusione. Le scuole che partecipano sono meno 12, sono a livello regionale, Emilia-Romagna, e sono scuole secondarie inferiori. Da quest'anno partirà un progetto praticamente identico, però rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria superiore, sempre intitolato Classi 2.0. Questo video è relativo al primo anno di progettazione, quindi non vedrete, diciamo, uno stato molto avanzato di quello che sono gli obiettivi inclusivi degli strumenti utilizzati, però ci può dare già un'idea di come le classi che partecipano a questo progetto si stanno muovendo, quali direzioni hanno intrapreso. E adesso magari do un attimo la parola a Laura Corazza proprio per introdurre, per spiegare meglio cosa significa MELA, appunto, che è il laboratorio che ha girato questi video. Sì, buongiorno. MELA significa Media Education Laboratorio e della Facoltà di Scienze della Formazione. Abbiamo documentato il primo anno di sperimentazione nelle 12 classi dell'Emilia Romagna. Cioè siamo andati in tutte e 12 le classi a fare delle riprese e necessariamente poi il montaggio doveva essere molto breve, perché 12 classi, in tutto sono 20 minuti di filmato, 2 minuti per ogni classe più o meno. Quindi abbiamo fatto delle scelte di immagini, scelte di momenti di scuola, quindi vedrete alcuni flash che devono rendere idea di come cambia il contesto scolastico quando entrano in classe una LIM e il computer, perché questo progetto prevede che ai bambini venga dato un computer che loro a volte si possono portare anche a casa, altre volte lasciano a scuola e quindi lavorano direttamente col computer sul banco. Volevo solo dirvi questo, andando nelle scuole, a noi è capitato questo, dovendo documentare con una telecamera si è falsato un po' sicuramente la situazione didattica, perché nonostante noi avessimo detto noi veniamo a riprendere quello che fate normalmente in classe, abbiamo trovato bambini che avevano studiato un copione e che si recitavano delle cose. E non era quello che volevamo vedere noi, però questo ci ha fatto molto riflettere sul fatto che la lavagna probabilmente, questo per parlare di inclusione al contrario, cioè di problemi che possono portare questi nuovi strumenti, la lavagna crea una situazione un po' teatrale dove i bambini vanno alla lavagna, mostrano e può succedere che in questa operazione ci siano dei protagonisti, i bambini più bravi, quelli che più spigliati, quelli che parlano meglio, quelli più chiacchierini. E a noi è capitato in molte classi, è capitato questo, cioè il primo della classe, che è assolutamente il concetto contrario a quello dell'inclusione. Questo è un pericolo che si può essere quando con uno strumento così come quello della LIM. Sta girando un foglio dove vi chiedo di mettere, se volete, la vostra email per ricevere la newsletter con le nostre novità, i video che produciamo, se volete, se vi interessa. Va bene. Thank you.
docente della classe prima A della scuola Francesco Montanari di Mirandola, quando è stato chiesto di scegliere il motto per il progetto Classe 2.0, abbiamo scelto andare incontro. E non abbiamo fatto la scelta di acquistare un computer per ogni ragazzo, perché non volevamo assolutamente che avessero l'impressione che il computer deve sostituire l'insegnante e il libro. Qui siamo in una situazione in cui i docenti autoproducono il materiale, quindi l'oggetto di apprendimento è prodotto dal docente, rielaborato dal ragazzo per una co-costruzione del sapere, quindi la scuola sta cercando di costruire il sapere con i ragazzi, per il motivo semplice che già i ragazzi costruiscono il sapere attraverso strumenti di fuori dalla scuola. Allora, raccontiamo brevemente quello che abbiamo fatto per questo progetto Classe 2.0, che abbiamo iniziato recentemente perché la crisi della LIM, la consegna della LIM è avvenuta 15-20 giorni fa, 15 giorni, e quindi noi abbiamo prima provato ad immaginare come sarebbe stata la realizzazione sulla lavagna multimediale, poi appena l'abbiamo ricevuta abbiamo iniziato a lavorare. Concettualmente non è più lo spazio classe di prima, perché chiaro, la lavagna multimediale permette tutta una serie di possibilità che prima non avevamo. L'intervento in particolare sui film ha fatto sì che loro potessero diventare direttamente protagonisti. Abbiamo parlato del romanzo di Mary Shelley del 1818, abbiamo visto un trailer del 1910, poi ci siamo spostati sul film di Mel Brooks 1974, abbiamo fatto un'analisi, come si fa in generale in letteratura, dei protagonisti, del plot e del finale. Ovviamente tutto in funzione dello spettacolo teatrale di questa mattina, Frankenstein in Love, di cui però noi non conoscevamo la fine, per cui abbiamo provato ad immaginare tutta una serie di finali. Quello che la lavagna ci ha permesso sostanzialmente è stato di poter lavorare con diversi generi, ma soprattutto attraverso diversi punti di vista. Quindi non è stato soltanto a senso unico, io sono intervenuta però parzialmente. La nostra aula, la nostra classe prima I, che è stata scelta per il progetto Classe 2.0, è stata, diciamo così, impostata con un computer per ogni alunno. Questa è la nostra classe 2.0, una sperimentazione che è nata quest'anno e, come potete vedere, ogni bambino è dotato di un computer. Siamo collegati a internet e siamo collegati in modo particolare al sito della nostra scuola. Sul sito della nostra scuola c'è una piattaforma e-learning con i vari corsi. All'interno della piattaforma, questa diciamo che è la diviata generale, infatti ci sono corsi di matematica, la redazione del giornalino scolastico, per giocare a pallavolo e altri corsi. Una delle cose credo importanti che abbiamo riscontrato è la grossa collaborazione anche da parte dei genitori, tant'è che nei momenti in cui i ragazzi devono lavorare a casa sfruttando la piattaforma e-learning e quindi navigando in internet, abbiamo invitato i genitori, tutti quanti sono stati concordi, hanno accettato questo nostro invito, nell'installare nel proprio computer a casa un software Darwin 2.0 che permette proprio anche a loro di avere un controllo sicuro della navigazione dei ragazzi. Prevede l'uso delle tecnologie nella pratica didattica quotidiana. Il filo conduttore di questo progetto ha come tematica principale di riferimento
far conoscere il territorio attraverso la scoperta e la riscoperta di risorse, beni e tradizioni che sono giunti fino a noi. Che la classe prima sarebbe stata una classe sperimentale, è stato spiegato in cosa consisteva la sperimentazione, è stato in particolare precisato che la sperimentazione non comportava spese per le famiglie, perché comunque tutti gli strumenti sarebbero stati messi a disposizione dalla scuola. Come classe 2.0 noi abbiamo deciso di l'acquisto immediato di una lavagna, perché già nella scuola esistevano delle lavagne, essendo la scuola appunto ordinante, quindi già aveva un'esperienza. E quindi abbiamo pensato che la lavagna fosse un mezzo immediato per poter lavorare con le nuove tecnologie, anche perché la lavagna è poi sempre connessa a internet, quindi l'uso della LIM è strettamente connesso alla rete, quindi l'utilizzo delle risorse di rete. Questo è stato il primo passo, è stato proprio l'allestimento di un'aula dedicata, partendo anche poi sostanzialmente anche da una risistemazione dell'aula stessa. Poi abbiamo ordinato anche dei banchi nuovi, singoli, in modo tale da poter anche gestire l'aula in maniera diversa, vale a dire un'aula più mobile e più facile per poter lavorare a gruppi. A parte questa classe che sta sperimentando una prima fase, un progetto triennale, quindi che vedrà la conclusione tra 3 anni, ci sono altre classi che stanno seguendo questo percorso, li stiamo lanciando in questo nuovo modo di fare scuola, perché abbiamo visto che i risultati sono diversi, sono eccellenti, c'è maggiore coinvolgimento, maggiore responsabilità da parte degli alunni, maggiore coinvolgimento anche dei docenti, del gruppo docente. Io sono Maestri Simonetta, insegno lettere, sono la referente del progetto. Come siamo partiti in questo progetto che via via si va calibrando con, non dico sorprese perché una progettazione è stata fatta, ma sicuramente apre scenari continuamente nuovi. Abbiamo aderito a questo progetto, abbiamo avuto la fortuna quindi di essere inseriti in questo progetto, e uno dei nostri motti iniziali è la gradualità, quindi noi non abbiamo fatto tantissimi acquisti, piano piano stiamo inserendo. Andiamo a vedere in posta elettronica che cosa mi avete mandato dei compiti. Eccoci qua, Laura ci ha mandato il compito di grammatica. Ok, vediamo un po', tu hai lavorato sull'aggettivo, l'aggettivo qualificativo, vero? Andiamo a vedere quali immagini hai scelto. Sono qui, vai. Ok, quindi mettiamo in evidenza la caratteristica del colore. A settembre del prossimo anno avremo un altro livello di sperimentazione, un computer per ogni ragazza, che sarà dato incomodato d'uso solo a chi non ha il computer, e loro gireranno con la chiavetta. Stiamo pensando a una condivisione tra un dialogo interattivo tra lavagna, computer dell'insegnante, computer dei ragazzi. Noi siamo partiti inizialmente una lima in quella classe, l'unica touch. Abbiamo alle medie il 60% delle classi con la LIM,
che sono stati punto ordinante e punto di formazione di tutta la nostra provincia. Quindi siamo partiti con molte lingue anche dalla scuola. Abbiamo comprato una lingua per questa classe e poi la seconda parte di questo progetto era un PC per ogni bambino, che però non abbiamo ancora dato praticamente, cioè che abbiamo dovuto prima informatizzare, perché i bimbi sembrano informatizzati, perché toccano, perché con i computer sembra non fare tanto, in realtà non è così, poi sono il dentro non lo conoscono. Ho cominciato a utilizzare la lavagna nella normale attività didattica, proprio prima come supporto con la lavagna di Ardesia, anziché di Ardesia, digitale. Lavorare soprattutto sull'autonomia, questo io ci credo molto. Proprio perché il PC dà una risposta che come dire, è asettica, è neutrale, è la macchina che dice che hai sbagliato. Quindi speriamo che i ragazzini che non lo ascoltano l'insegnante e che siano in grado di capire che bisogna ascoltare attraverso la macchina, ascoltino la macchina. È straordinaria la lavagna, adesso io non riesco più a fare lezione senza lavagna. Classe prima D, classe 2.0 dell'Istituto San Biagio. Allora, in realtà è una classe tecnologica, ma tecnologica perché siamo partiti con il computer che tutti avevano a casa. Le tecnologie nella nostra classe sono arrivate un po' in ritardo, perché la LIM in realtà l'abbiamo avuta intorno a Pasqua e i computer sono pochi giorni che li abbiamo in dotazione. Allora, cosa fare per rendere tecnologica la nostra classe? Noi abbiamo aperto un sito di classe. Un sito di classe che rappresenta proprio un contenitore ed è un blog, è tutto praticamente, uno scambio, è un registro di classe, come vi diranno poi i ragazzi successivamente. E poi abbiamo trattato in parallelo un lavoro su trasversalmente, su tutte le altre discipline, su Onferno, le grotte di Onferno, che sono a pochi chilometri da Ravenna, e attraverso cui abbiamo diciamo, strutturato dei PowerPoint su vari argomenti, trasversalmente perché abbiamo coinvolto discipline come storia, italiano, spagnolo, inglese, quindi è un lavoro che ci ha coinvolto per tutto l'anno e coinvolgendo anche tutte le altre discipline e gli docenti. In questo contesto i ragazzi lavorano sempre in un apprendimento cooperativo e quindi lavorano sempre nel piccolo gruppo e possono quindi co-costruire i saperi tra di loro. Questa non è la loro classe è una classe tradizionale, però è una classe che viene appunto utilizzata dalle diverse discipline quando vogliamo lavorare in apprendimento cooperativo. Come vedete non ci sono i tavoli, non ci sono i tavoloni, non c'è la cattedra e l'insegnante è praticamente costretto a girare tra i banchi e quindi a seguire ogni singolo gruppo nel lavoro e nelle attività che fanno. E la LIM diventa uno dei tanti ambienti di apprendimento. Da febbraio la classe prima L sta utilizzando quella che è una classe virtuale, che è uno spazio protetto al quale si accede soltanto attraverso le password e all'interno del quale è possibile sia dialogare un po' come avviene su YouTube, con Skype e cose di questo tipo, infatti qua si vedono i vari messaggi che i ragazzi si scambiano, sia all'interno, durante le ore scolastiche, quando noi permettiamo loro di collegarsi, sia anche da casa. Ma è soprattutto un ambiente didattico, perché all'interno di questa classe virtuale noi come insegnanti carichiamo vari materiali. Allora, voi sapete che i computer portatili noi non ne abbiamo acquistato uno per ognuno di voi, ma ne abbiamo acquistato un numero ridotto perché noi come scelta di modalità di lavoro lavoriamo per gruppi cooperativi. Quindi normalmente utilizziamo soltanto un computer per ogni tavolo di lavoro. Adesso a rotazione un rappresentante per ogni tavolo viene a prendere il computer e con calma lo aprite. Questa è la classe prima B della scuola Leonardo da Vinci di Reggio Emilia, è una classe 2.0,
hanno incominciato a lavorare con i computer del laboratorio scolastico in attesa dell'acquisto dei computer personali già i primi giorni di scuola, quindi sono parecchi mesi che stanno lavorando con i computer. E recentemente, proprio negli ultimi 10 giorni, abbiamo installato finalmente la prima tranche di materiale del nostro progetto, che è una lavagna interattiva, una LIM, un computer piuttosto potente per la gestione e tutti i portatili che abbiamo dato ai nostri ragazzi. Ognuno di loro ha un portatile per l'attività qui a scuola e adesso incominciano anche ad arrivare i portatili, i netbook più piccolini che daremo a quei ragazzi che a casa non hanno ancora la possibilità di avere un computer personale. Dopodiché loro seguiranno una procedura, un protocollo di intesa molto importante per la manutenzione di questo materiale che diamo loro a casa, di questo computer portatile che si porteranno. Dovranno sottoscrivere una specie di contratto con la scuola di grande attenzione, di grande cura per questo materiale che si porteranno a casa, dopodiché lavoreranno anche loro da casa. Abbiamo aderito a questo progetto della classe 2.0, fortunatamente ci è sembrata una buona cosa e interessante soprattutto come possibilità per avvicinarci agli interessi dei ragazzi che sono molto più esperti di noi in questi campi informatici e hanno sicuramente più conoscenze. Non tutti, però una buona parte di loro, sicuramente sì. Siamo partiti pensando a un discorso comune, un discorso cooperativo. Noi abbiamo fatto una scelta di acquistare per il momento un computer ogni due ragazzi per poterli far lavorare in coppia, in gruppo, e poi nel corso di questi 3 anni valuteremo eventuali altri acquisti. E per il momento stiamo utilizzando moltissimo la LIM, per quello che mi riguarda, per italiano soprattutto, mi serve molto per la creazione di testi, per la rielaborazione anche di testi che noi riusciamo a trovare in internet, e vedo che i ragazzi seguono in maniera più costante e sicuramente con più interesse. La partecipazione è aumentata moltissimo, anche da parte di quei ragazzini che all'inizio anno, senza la LIM in classe, si mostravano spesso disattenti, poco interessanti alla lezione. È stata quella di tanto ovviamente dotare la classe di una LIM. Ci siamo inizialmente avvalsi del piano della prelim per la scuola secondaria, poi successivamente ne abbiamo acquistato una particolare per la classe 2.0. La seconda scelta è stata quella di dotare ciascun ragazzino di un netbook che è stato dato in comodato d'uso a tutti i ragazzini, quindi questo vuol dire che loro lo usano a scuola, se lo portano a casa tutti i giorni. Di questo progetto chiaramente i genitori sono stati investiti, per cui c'è la massima disponibilità e collaborazione dei genitori, per cui il tutto è stato fatto dopo che è stato deciso di fare questo tipo di scelta. Altro errore di Luca che si vede abbastanza bene dalle immagini è che colpisce la palla troppo alta, quindi la palla cosa succede? Va in alto o va dietro? La palla, se vi ricordate, va impattata davanti a voi in modo tale che la direzione sia avanti e non sia verso l'alto. Invece le scelte didattiche sono diverse, fin da subito si è aperto all'interno di una piattaforma che abbiamo a scuola, una piattaforma Moodle, dentro la quale i ragazzini possono già trovare tutte le loro materie, quindi tutte le cose che vengono, che possono depositare i compiti. Vedremo, ci sono anche delle interrogazioni vere e proprie, perché ci sono i test, i quiz che vengono fatti attraverso la piattaforma, per cui tutte le discipline usano la piattaforma, quindi
vuol dire che ciascuno ha trovato all'interno di un di questo sistema elettronico un qualche cosa che può essere riversato sulle proprie discipline. Perché è una tecnologia e l'anno prossimo mi voglio comprare un altro più performante. Noi non ci sentiamo molto speciali che abbiamo la RIM, per noi siamo come tutte le altre classi perché siamo in testa da poco in prima media e non sappiamo come si sta in prima media normalmente. E infatti anche le nostre prof dicono sempre che abbiamo una grande fortuna ad avere questa lavagna perché abbiamo proprio una finestra sul mondo. Grazie a tutti per l'attenzione.